del magistrato che ha firmato il decreto di perquisizione, il dottor Achille Toro, procuratore aggiunto di Roma, era uno dei magistrati più potenti d'Italia. Una mattina io all'alba hanno bussato alla porta di casa. Ho guardato lo spioncino, ho visto delle persone armate. E fra queste non conoscevo uno. Maresciallo dei Carabinieri del Ross di Palermo, con cui avevo lavorato in indagini importanti. Ho aperto la porta. Questo maresciallo, visibilmente imbarazzato, mi ha detto: dottore, io oggi avrei pagato qualunque cosa per non fare quello che sto facendo. Però dobbiamo perquisire casa sua e lo studio, tutto. E ho passato con un sottino di carta per asciugarsi le lacrime, piangeva. E ho messo la mano sulla spalla. E ho detto: maresciallo, proceda pure. Lei sta facendo solo il suo dovere. Così hanno perquisito casa mia, lo studio, come un volgare criminale. Hanno perquisito persino l'ufficio di memoria, che fa il magistrato, il giudice penale. Ma gli appunti di un giudice penale che segue il dibattimento sono la cosa più riservata che esiste dopo il conclave, perché fanno parte del segreto della Camera di Consiglio, di quello che non viene mai fuori. Delle impressioni, processi di mafia, processi di pedofilia. C'era un processo importante in quel periodo, mia moglie stava facendo, no, un sacerdote, un prete antimafia, un noto prete antimafia che era accusato di fatti gravissimi, che poi è stato condannato. Hanno perquisito una caserma della Polizia di Stato alla ricerca di chissà cosa. Si sono portati via tutto l'archivio, tutto. Quando l'hanno aperto, alla presenza del dottore Toro, sembrava fatta apposta. Poi la vita, la prima cosa che hanno trovato appena hanno aperto i primi file, cos'erano? Le intercettazioni di Achille Toro. I tabulati di Achille Toro. I contatti telefonici di Achille Toro con uno dei principali indagati dell'indagine di Catanzaro, di cui mi stavo occupando, che era Giancarlo Elia Valori, che poi non dice nulla. Giancarlo Elia Valori era appartenente alla P2 di Licio Gelli, e Licio Gelli l'aveva espulso dalla P2, l'aveva cacciato, per indegnità morale. Quindi io vi lascio immaginare che cosa deve essere una persona che Licio Gelli ha cacciato dalla P2 per indegnità morale. E c'erano centinaia di contatti con Achille Toro. E quando la sera hanno finito la perquisizione, fuori c'erano televisioni di tutto il mondo, erano venute persino con televisioni estere. C'erano tantissimi giornalisti che chiedevano una mia dichiarazione. Sono uscito e ho fatto una dichiarazione. Dottore, c'è che cosa dichiaro? Chi di rosso ferisce, di rosso perisce. Dice: ma che vuole dire? Non lo so. E mi devo dire questa cosa. Dice: ma c'è una minaccia, minaccia. E che ho detto? I giornalisti bisogna utilizzarli e non farsi utilizzare. Quindi il giornalista che descrive la notizia e gente sarà indagato significa che sa quello che farà la procura, non è mai caduto. E io mi conservo questo articolo, il mio avvocato, il procuratore, ci va in procura e chiede un certificato di iscrizione, risulta nulla, come quello di Minchi.
però queste cariche pendenti, amici cariche pendenti ce l'hanno, ma anche un grande delirio, stiamo attenti, non facciamo confusione. Quindi, come fa la Repubblica a dire Genchi sarà indagato? Vuol dire qualcuno ha detto, e questa cosa io me la conservo. Me la conservo anche perché la Repubblica, conosco certi signori amici di persone della sinistra, amici di Rutelli, amici di D'Alema, amici di Fassino, tutta una serie di persone che sono da quelli che siano con Berlusconi, con Gasparri, con Cicchito, che mi hanno coltellato, perché vedete, voi non è che dovete credere a quello che vi dico io, non mi dovete assolutamente prendere in simpatia, voi dovete essere assolutamente diffidenti, però dovete riflettere su una cosa. Una persona che è stata attaccata da destra, da centro e da sinistra, poi è veramente delinquente, e però devono ascoltare il proprio. Hanno fatto indagini di tutti i tipi. Nella verifica fiscale che hanno fatto, sono riusciti a trovare il grande illecito fatto dalla mia segretaria, siccome aveva le fotocopie dell'indetto della televisione, eccetera, per 2 anni di fila ha pagato la tassa della televisione, che aveva già pagato mia moglie, perché io mi rifiutavo di pagarli. La mia segretaria aveva la fotocopia del libretto in mano, perché 1 anno l'aveva pagato lei, giusto che tassa pagata la tassa, quindi mi aveva pagato la tassa di 2 volte, e il bollo della 600, la sua macchina, 2 volte per 3 anni. Questo per dirvi i più grandi illeciti, cioè hanno verificato tutta la mia vita privata, le relazioni, le amicizie, cioè non sono nemmeno riusciti a trovare un chance, che oggi è una cosa che non si fa mancare a nessuno. Questo per dirvi come hanno imbastito un caso sul nulla, perché chi vi parla non è incorruttibile, voi dovete sempre diffidare quando una persona vi dice che sono incorruttibile, state attenti perché di solito quelli corruttibili iniziano sempre così. No, io non l'ho mai detto che sono incorruttibile, mai. E che non mi hanno offerto ancora la cifra che voglio dire. Probabilmente più che una cifra, perché mai soldi, però ve l'assicuro, il più grande problema che ho è a spenderli. Quindi l'unica cosa con cui mi possono corrompere sono i valori, i principi, che sono l'amicizia, la simpatia, la lealtà, la correttezza, cioè tutta una serie di sentimenti, di sani sentimenti, un bicchiere di vino, una bruschetta, un colloquio, ecco, queste cose che mi si corrompe. E in effetti io rischio di perdere, di fronte a queste cose, forse quella che è l'addirittura che bisogna mantenere in presenza di certe cose, dell'ortodossia. Però loro questi articoli per corrompermi non ce li hanno, non sono capaci di esprimere sentimenti di amicizia e di realtà. Cioè, se Berlusconi deve organizzare una serata come questa, la gente deve far meglio col pullman, deve pagare, e tutti quelli che ci sono perché non sono stati pagati è perché aspettano di essere pagati e perché comunque devono ottenere qualcosa. Questa è la differenza. Cioè loro mi hanno fatto del male, mi hanno destituito dal servizio, mi hanno indagato, mi hanno tolto il lavoro, mi hanno tolto tutto, però non si rendono conto che mi hanno fatto il più grande regalo che si può fare ad essere umano. Cioè mi hanno fatto conoscere la parte migliore del popolo italiano. Cioè questa vicenda è riuscita a riunire insieme la parte migliore di questa Italia al di sopra dei partiti e delle ideologie. Io che da ragazzo sono stato contro la Prima Repubblica, che ho combattuto quella politica, quella mala politica, sono diventato nell'età adulta un tifoso della Prima Repubblica. Cioè oggi se si dovesse candidare il peggiore uomo della Prima Repubblica, gli darei il voto. Perché il peggiore uomo della Prima Repubblica in confronto a questa e la seconda, Craxi, un ladro, delinquente. Io ritengo che le indagini hanno dimostrato meno dell'1% di quanto ha rubato Craxi. Però era uno statista. Questi non sono nemmeno degli statisti, sono degli abusivi. I politici della Prima Repubblica avevano il senso dello Stato, avevano rispetto per lo Stato. I più ladri avevano rispetto.
salutava e dava la mano ai pubblici ministeri e faceva l'inchino al tribunale. Si rivolgeva al presidente del tribunale chiamandolo eccellenza, vostro onore, e si è presentato in tutte le udienze sedendosi nel banco degli imputati e si è fatto processare. Sarà mafioso, sarà quello che sarà, ma ha dimostrato di essere un uomo che aveva il senso dello Stato e il rispetto dello Stato. E queste sono circostanze che il nostro codice contempla, perché la condotta e il contegno dell'imputato nel processo è uno degli elementi sulla base dei quali, andate a guardare l'articolo 133 del nostro codice, si fonda anche la valutazione della pena, di come l'imputato si è atteggiato nel corso del processo. Che poi l'abbia fatto per sua utilità, non importa, però certamente questi uomini avevano il senso dello Stato, di questi umani. E a parte questi pendagli da forca, senza bisogno di nobilitare Andreotti o Craxi, prima la Repubblica aveva dei grandi uomini politici, li aveva nella sinistra italiana, con uomini della levatura di Enrico Berlinguer, della levatura di Nilde Iotti, di Pietro Nembi, di Sandro Pertini, di Ugo La Malfa, di Alcide De Gasperi, di Giorgio Almirante, perché